La compagnia Unisalute che io qui rappresento da 28 anni segue il tema della sanità integrativa. Oggi, e questa è la prima slide che vi propongo, vedete che il 42% delle imprese italiane ha varie forme di sanità integrativa. Si stimano a livello nazionale circa 15 milioni e 600 mila lavoratori che godono di questa copertura. I fondi sanitari integrativi sono cresciuti, questa è dall'anagrafe fondi, vedete che dal 2012 al 2019 sono cresciuti i fondi, ma cosa ancora più importante, sono cresciute il numero delle persone che aderiscono ai fondi. Come dicevamo, si stimano 15,6 milioni. Di questi 15 milioni, 6 milioni sono gestiti da Unisalute. Il terzo pilastro è certamente la spesa out-of-pocket. Nel nostro paese di questa spesa solo l'11% è intermediata dalle compagnie di assicurazione. Uno degli argomenti, diciamo, più significativi, dopo naturalmente lascio la parola per le domande, era la composizione della spesa out of pocket. Noi abbiamo portato un'integrazione, ma ve lo dico velocemente, i famosi 41 miliardi e mezzo. C'è una grossissima componente di 20 miliardi legata alla parte relativa alla sanità integrativa vera e propria, cioè tutta la parte della spesa per la specialistica e alta specializzazione. C'è una componente molto importante di circa 15 miliardi di spese per farmaci e poi una componente minore per la parte degli interventi chirurgici. Questa proprio a dimostrazione del fatto che anche la spesa che gli italiani fanno di tasca propria è rivolta a quella parte di attività sanitaria che oggi obiettivamente incontra le difficoltà legate alle lunghe liste d'attesa. Sostanzialmente l'out-of-pocket non è una spesa che avviene perché si comprano, diciamo, i cittadini acquistano cose aggiuntive, ma è una spesa che sostanzialmente i cittadini affrontano per colmare lacune o far fronte a inefficienze del servizio. Ho capito bene quello che lei ha detto? La spesa out of pocket è cresciuta in maniera molto significativa prevalentemente negli ultimi anni. Allora, non c'è dubbio che è stata una spesa che nel nostro paese è sempre esistita ed è, secondo il nostro osservatorio, una spesa che viene sopportata dai cittadini che hanno la capacità di affrontarla, naturalmente, no? Infatti la valenza dei fondi di sanità integrativa è proprio nel fatto che garantiamo questa assistenza ad una popolazione che viceversa con un reddito pro capite contenuto non potrebbe farlo. E questo secondo noi è la fotografia che c'è in questo momento nel nostro paese.